Ciao focacciati e benvenuti su questo nuovo episodio di Minecraft. Io sono Light Limit e oggi ho intenzione di creare un paio di cose, non troppe. Mio Dio, la bolgia che ci stava. Oh mio Dio, la bolgia, la bolgia. Ok, non ci sta niente. Abbiamo... che cosa sono quelli? No, dai, una strega vicino a casa mia. Porca vacca. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è chiudere la porta dietro di noi e sperare che lei non ci veda. Ciao streghiccia, ciao. Allora, pensavo di... no, no, ci sono i creeper. Ma dai, io odio il mondo così com'è. Pensavo di fare, qual è la metà? È questa qui. Di fare un piccolo camino, ok, per metterci questa cosa qui. Vediamo un attimo. Questa era proprio l'essenziale. Togliere. Ok, adesso ho paura a piazzare la working bench un attimo. La mettiamo un attimo qui, ma poi facciamo un altro camino, ne facciamo più di uno. Ok, così abbiamo tutto mondo. Farà cagare? Forse, non lo so. Ok, premiamo con maiuscolo per piazzarne una sopra. Facciamo la stessa cosa così, con questa. Ci arriverò mai qua sopra? Sì. Ok, e qui cominceremo con il... con il togliere tutto. Ok, che devo fare mo? Aggiungere un po' di cobblestone? No, copriamo con... come si dice? Cuociamo della terra, della roccia. 8, io ovviamente non c'ho il carbone. Ok, ridendo e scherzando, questa dovrebbe essere la zona più sicura del gioco. Non so il perché, ma la più illuminata. Adesso andiamocene come se non ci fosse un domani. C'è un ragnetto. Che dite, lo affrontiamo il ragnetto? Non vedo... non vedo cose. Affrontiamo il ragnetto. Oh, oh, dove cazzo vai? Buono ragnetto lui, buono ragnetto. Non c'era una strega da ste parti? Spero che sia despawnata. Allora, togliamo questa che è veramente un obbrobrio. Lo teniamo così. La rivorrei indietro. Va bene, non fa niente, te la puoi pure tenere. Cuociamo della roccia. Non tutta. Oggi mi sa che facciamo anche un bellissimo orto piccolo piccolo. E che cacchio, mi serve anche il metallo per prendere l'acqua. Dinci. Questo per fare la zappa. Come da buon gioco, da buon Minecraft che si rispetti, la zappa non manca mai. Ho fatto la zappa, vero? Andiamo a prendere un po' di ferro e andiamo a fare un recipiente. Perfetto, ce n'ho giusto 3, senza che prendo il bloccone. Eccoli qua. Allora, facciamo il recipiente che si fa così. Spero di non perdere tutto. Ci serviranno anche le cesoglie se vogliamo fare un paio di alberelli. Quindi prendiamo un altro di questo. Ok, ci facciamo gli alberelli eventualmente. Cesoglie, guarda la roba figa che si inventiamo. E basta, questi li posiamo. E il piccone mi servirà in futuro, ma continuerò un po' a expare qua dentro. Come potete vedere, ho risolto il problema del lag. Era dovuto al fatto che utilizzavo due schermi, quindi affaticavo la scheda. Credo, spero che sia questo il problema. Qui abbiamo cotto 13, va bene. Vediamo un po' con che cosa ci possiamo fare con 13. Se possiamo fare questo coso qui, no. Ci stanno i ranch di pietra? Allora, uno facciamo queste qua. Poi ci facciamo le slab semplici, se possiamo. Dove sono? Ecco le slab di pietra così. La brutale. No, le stone slab. Oddio, forse preferisco questo così. E qui ricopriamo con della pietra normale. Vediamo un attimo se ci sta. Ho sempre paura dei creeper che stanno dietro. Intanto mi arrivi anche il forno. Dov'è? Prendiamo questa naturale, la posizioniamo così. Oh mio Dio, sarà bruttissimo. Penso che in privato lo sistemo. Dov'è? Eccolo qua. Cosa c'è di fronte a me? Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Ok, è parecchio strano, eh? Ci facciamo una cosa qui. Vediamo qua che cosa potrebbe uscire. Siamo...
Ok, non è proprio bellissimo, ma ce lo facciamo piacere. Piazziamo sopra queste bellissime slab. Abbiamo fatto un bellissimo comignolo. Oh mio Dio, è terribile. Mi piace più quando è paro, quando sta a 4. Che strano. Però ci sta, dai, ci sta. Mi piace, mi piace. Vediamo un po'. Ah, è carinissimo. Va bene, magari in futuro metto un altro tipo di roccia. Adesso invece quello che volevo fare, a parte l'orto, perché lo facciamo un attimo qui, quindi andiamo a prendere dell'acqua, noi ce l'abbiamo recipiente, dell'acqua dovrebbe trovarsi qui. Sempre poi con l'acqua dobbiamo fare un'altra cosa, niente di traumatico, eh. Dove cacchio lo metto? Mio Dio, devo mettere tutto, fare un chest, una cesta. Allora, prima prendiamo l'acqua. Ci facciamo una pozza infinita, che sarebbero, mo vi faccio vedere dove. Noi facciamo un orticiotto qua vicino, poi in futuro vi faccio vedere come si fa la farm automatica o semi-automatica. Facciamo l'orto qui. Qui al centro passiamo l'acqua. Vabbè, che facciamo direttamente la fonte di acqua infinita qui. Scavate un blocco 4x4. Se io esco, riuscissi a uscire. E abbiamo il nostro orto infinito. Abbiamo l'acqua infinita, come potete vedere. Ok, adesso cominciamo a zappare. Allora, io preferirei farlo con. Qui il sole si sta abbassando. Farlo a sto punto da un'altra parte e magari lì la utilizziamo. No? Tanto vi devo far vedere la farm automatica, quindi così. Allora, il massimo che l'acqua raggiunge è di 4, ok? Quindi 4 qui. Il massimo è 4 qui. L'altro 4 è qua. È terribile sta farm. La farò un'altra in privata, era per farvi vedere. E poi l'altra è qui. Tanto a noi ci serve il grano come minimo. 4 ho fatto, sì. I semini ce l'ho? C'ho 5 semini. 5 semini e il sole sta tramentando. No, non una buona combinazione. Questa cosa è a di poco scena. Qua c'è uno slab. Non vorrei di niente, ma il sole sta tramontando. Quindi ora di farlo più tardi. Allora, sistemiamo un attimo questa proprio. Ok. E andiamo a ricompletare la cosa dei semini. Qui tutto sta bruciando? Sì, non sono manco nati. Ho preso i semini? Sì, ho preso i semini. Andiamo qui a fare la nostra farm. Mi sta laggando un pochino, come se non facesse. Non si sa il motivo questa volta. Non posso fare i miracoli. Cominciamo a mettere le nostre a croce poi, eh. Va bene, poi lo sistemerò in privato e farò una piccola farm seria di grano. Ah, un'altra cosa, seguendo il fiume per vedere se trovavo della clay, ho trovato anche un villaggio e pensavo di portarvelo nel prossimo episodio. Sì, lo state notando? Sto temporeggiando per affrontare il Nether e fare le lampade. O le lacrime di gas, entra. Allora, a noi ci serve una vanga. Come si chiama? Questo per prendere la creta. Andiamo a prendere la creta. Così, al momento diventa fluido, a momenti no. Andiamo a prendere la creta. Andiamo a cercare la clay. La clay si trova nei fiumi. E vi dirò, anch'io mi devo ricordare quello che cacchio devo fare. Eccola qui la clay. No, l'acqua. Prendete come se non ci fosse un domani. Allora, andiamo a fare un paio di esperimenti a casa. A casa. Poi, una volta che capite. Questo lo devo alzare, devo dirlo. Non mi piace quando non si vede il camino. Allora, cosa possiamo fare con la clay? Oh, cazzo! Ragazzi, vi dovrò dire una cosa brutta. Le slab non fanno da. Non mi ho. Mi hai piazzato una freccia! Oh mio Dio, ho creato un mob spawner. Nei dintorni. No, no, se casca. Aspetta, non ci dovrebbe passare, no? No. Quindi, se riusciamo a beccarlo da qui. Va bene, ci penserò in privato. Saranno affari suoi. In privato metterò anche le torce là sopra. Adesso che ho capito che non è fattibile. Che sa il motivo poi, eh? E io qui non posso più dormire, però. Va bene. Allora, con le slab, sentirete il rumore, ci possiamo fare la clay. Perfetto, abbiamo fatto soltanto 7, a me me ne servono di più, credo.
Allora, io devo cuocerla alla clay. Vediamo un attimo che cosa esce. Io intanto mi vado a vedere come si fanno le ricette serie. Ok, io ho visto che me ne serve un'altra. Prendiamo anche un paio di fiori gialli perché ci serviranno per quello che dovrò fare. Vediamo un attimo che cosa ne esce. Io ne prendo un paio, però so che ce l'ho. Mi sta pure a crescere bene. Che bello! Vi ha fatto tutto? Mi serve ancora un blocco, eh. Se qualcuno ci è arrivato. Ok, adesso possiamo colorarlo facendo così. Con il giallo, possibilmente. Perfetto, prendiamolo. Possiamo fare questo. Questo. Adesso ce l'abbiamo colorati. E qui ci facciamo questa cosa qua. E mo' guarderete che cosa. Una cosa spettacolare che alcuni di noi si sono dimenticati di utilizzare. I blocchi colorati. Aspetta che mo ve lo faccio vedere, magari sperando che non si crepi. Con questa cosa ci facciamo il tappeto della nostra casetta. Il problema è sapere dove piazzarlo o come piazzarlo. Allora, pensavo di metterlo. Mazza, abbiamo una cosa 4x4. Di metterlo in per lungo, lungo qui. Allora, mo' è capire il pattern che dobbiamo fare. Mo' sono ancora indeciso, ci penso più là. Penso di aver capito, ma non so come farlo. Vediamo gli stili che vengono con il giallo. Li avevo scavato qui. Ok. Come si sistemano? Ok, qui ci vorrà pratica, eh. Ho capito che poi offline lo farò con tranquillità. Non combaciano, voglio vedere prima che forma viene combaciandoli. Ok, pensavo che le scale fossero difficili, ma poi ho scoperto questo. E posizionare questi blocchi non è proprio la cosa più facile del mondo, almeno fino a quando non la si comprende. Vediamo un po'. No, l'effetto è carino, l'effetto non è brutto, mio Dio, posso dormire? Non se c'è un mostro. Ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Noi abbiamo scoperto, come si chiama, i tappeti, quindi adesso andremo a fare dei tappeti molto più grossi per abbellire la vostra stanza. Sistemeremo anche quello proprio. Oh Cristo. C'è l'inferno là fuori. C'è l'inferno! Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Lasciate un big like, un'iscrizione e ditemi che cosa volete che io faccia nel prossimo episodio. Bye!